Ben ritrovati con la rassegna stampa, in studio con voi Rosaria Moreno. Russia, l'oppositore Alexei Navalny, ricoverato in terapia intensiva, avvelenato con qualcosa mescolato nel suo tè, condizioni molto gravi. Il principale antagonista di Vladimir Putin a Mosca stava volando dalla Siberia alla capitale quando si è sentito male. La sua portavoce ha detto che i medici dicono che il veleno è stato rapidamente assorbito mediante liquido caldo, secondo l'agenzia TASS, e in condizioni gravi. Test sierologici a Prof e Bidelli, la corsa contro il tempo delle regioni. I medici di base dicono: noi siamo ancora senza dispositivi di protezione. 2 milioni kit prenotati per lo screening del personale di asili e scuole di ogni ordine e grado che deciderà volontariamente di sottoporsi al test prima del rientro in classe. Secondo quanto stabilito dal Ministero, la campagna inizierà il 24 agosto, ma la Federazione Medici di Famiglia lancia l'allarme sulle scarse protezioni e dicono: siamo preoccupati. Coronavirus, i dati dicono che i contagi continuano ad aumentare, sono 642 nuovi casi in 24 ore a ieri, è il numero più alto da maggio, 7 i morti contro i 4 di martedì, in crescita anche i tamponi, 71.000, quasi 20.000 in più dell'altro ieri, in Lombardia ci sono più 91, in Emilia Romagna più 76, i maggiori incrementi di contagiati appunto, nessuna regione ha 0 casi, aumentano i ricoverati, i pazienti in terapia intensiva. USA 2020, l'assalto dei leader Dem a Trump, dicono non è in grado di fare il presidente. Obama dice democrazia in gioco. E Harris si commuove alla convention dei democratici e il giorno dell'investitura della candidata vicepresidente. Possiamo cambiare il corso della storia, serve un presidente che ci unisca tutti, ha detto, e l'ex presidente va allo scontro frontale col successore. Dice non è cresciuto nel suo lavoro perché non è capace e le conseguenze sono 170.000 americani morti, 6 milioni di posti di lavoro persi, la reputazione nel mondo compromessa. Una linea ribadita da Clinton, Warren e Pelosi. Il capo della Casa Bianca replica e ruggisce, dice Obama è stato un presidente orribile e corrotto. Gioele Mondello, il padre Daniele su Facebook, dice dubbi oggettivi su metodi per le ricerche. La mia non vuole essere una polemica, ma la semplice considerazione di un marito e padre distrutto per la perdita della propria famiglia. Lo scrive l'uomo che ringrazia in particolare il carabiniere in congedo che ieri ha trovato i resti del bambino. Notizie da Napoli e dalla Campania. Incendio a Napoli, in fiamme officina meccanica a 2 passi dall'ospedale Loreto Mare. Giovedì di paura in via Amerigo Vespucci per l'incendio di un'officina meccanica a pochi passi dall'ospedale Loreto Mare. Vigili del fuoco e polizia locale hanno circoscritto il rogo scongiurando l'esplosione di una motocicletta avvolta dalle fiamme ed evitando ulteriori danni. Tanta paura ma nessun ferito. Indagini in corso per risalire alla causa del rogo. Lavori all'ex pagliarella di Vico Equense, il WWF insorge, dice ricostruzione illegittima. Ricostruzione dell'ex la pagliarella a dubbio di legittimità secondo il WWF. Gli ambientalisti scrivono alla procura di Torre Annunziata. Si tratta del ristorante sito lungo la strada che conduce alla marina di Vico, andato a fuoco qualche anno fa. Notizie dalla Puglia. Bari Beat and Fast dal 22 al 30 agosto 2020, pronta arena e maxi schermo in piazza Prefettura. Bari si prepara al Beat and Fast, il festival del cinema in programma quest'anno dal 22 al 30 agosto, un'edizione questa del 2020 ripensata per via dell'emergenza Covid e che si svolgerà nel pieno rispetto delle norme anticontagio, con 2 arene allestite in città per le proiezioni all'aperto, una nella corte del Castello Svevo, l'altra, la principale, in piazza Prefettura, piazza della Libertà, dove è stato già allestito il maxi schermo. Qui saranno proiettate le anteprime internazionali. In vacanza tra Monopoli e Fasano, turisti subiscono furto auto ritrovato grazie ai cellulari lasciati in macchina. Lasciano l'auto per andare in spiaggia in un lido di Torre Canne, ma i ladri la portano via. Vittime del furto, 2 turisti marchigiani in vacanza tra Monopoli e Fasano. Di ritorno dalla giornata trascorsa al mare, l'amara sorpresa, la loro Fiat 500X era stata rubata. A quel punto è intervenuto un poliziotto delle volanti del commissariato di Monopoli, libero dal servizio e
presente sul posto che, oltre ad allertare i carabinieri competenti per territorio, parlando con le vittime ha appreso che le stesse avevano nascosto in auto due telefonini. Notizie da Treviso e dal Veneto. I medici dicono tamponi ai professori della Marca, non nei nostri ambulatori di base. Sindacato Snami pronto a collaborare con l'USL, ma solo se i test si faranno in strutture pubbliche. Cafoncello arriva il nuovo parcheggione, il sottopasso di via Venier verrà allargato. Al via l'asfaltatura di 550 posti auto vicino all'elisoccorso. Conte e De Checchi dicono eviteremo il caos alla chiesa votiva. Coronavirus, un altro anziano morto in ospedale a Treviso, all'AIA tamponi per 700 lavoratori. Dopo 22 giorni il Covid-19 miete l'ennesima vittima in provincia che in regione detiene il record dei contagi. Serviva ai clienti senza usare la mascherina, stangata un barista. Per l'uomo titolare di un esercizio in via Ungaro a Conegliano sono scattate una sanzione pecuniaria e la chiusura del locale per 5 giorni. Donna morta a Jesolo è una badante italo-ucraina in vacanza sul litorale. Il suo corpo era stato ritrovato nei giorni scorsi a Jesolo, in prossimità della riva all'altezza della torretta 14, e senza vita. Galleggiava inerme e non erano serviti a nulla i tentativi di rianimarla dei bagnini e dei sanitari del 118. La donna, riconosciuta da un parente del marito defunto, è una 42enne italo-ucraina impegnata come badante che avrebbe terminato proprio in questi giorni le proprie vacanze sul litorale veneziano. Sul corpo non ci sono segni di violenza apparenti, ma il magistrato ha comunque disposto l'autopsia per togliere ogni dubbio di sorta sulle cause della morte. E adesso passiamo alle notizie dal Friuli Venezia Giulia. Diamo subito la parola alla nostra corrispondente Sabrina Ciccotti. In arrivo dalla Germania 28 caccia F-16 alla base NATO di Aviano. Per il momento nessuna conferma ufficiale, ma il sindaco De Marco sembra essere già entusiasta dell'arrivo di 2.000 soldati statunitensi con le proprie famiglie e allo squadrone degli F-16 e ricorda che i numerosi militari USA già presenti sul territorio con le proprie famiglie portano elevati introiti ogni anno all'economia locale. Non tutta la popolazione sembra schierata a favore dell'incremento dei soldati nella base NATO di Aviano, specie se si fa riferimento ai circa 60 voli al giorno sui cieli delle località pordenonesi. I comitati di protesta di Fontana Fredda, Roveredo in Piano, San Quirino e della stessa Aviano hanno più volte segnalato disagi causati proprio dai rumorosi continui sorvoli degli aerei militari. Ricordiamo inoltre che il 6 agosto 2020, in occasione del 75esimo anniversario dello scoppio della bomba atomica a Hiroshima e Nagasaki, le associazioni pacifiste hanno voluto manifestare con bandiera arcobaleno davanti alla base NATO di Aviano. In Friuli Venezia Giulia, da lunedì 24 agosto e fino a lunedì 7 settembre, si svolgerà lo screening sierologico a tutto il personale docente e non docente di tutte le scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado e degli istituti di istruzione e formazione. Il controllo interesserà circa 16.500 docenti, il personale ATA, gli operatori comunali e le cooperative che si occupano dei servizi educativi per i piccoli fino ai 6 anni. L'adesione allo screening è su base volontaria e la Regione ha già comunicato ai medici di medicina generale le modalità per organizzare la distribuzione dei kit sierologici. È tutto, Sabrina Ciccotti per Radio Science. Bene cari amici, adesso continuiamo con le altre notizie dal Friuli Venezia Giulia. Scappano dalla quarantena prima dell'esito del tampone. 8 minori si sono dati alla fuga da una comunità di Trieste, con loro anche un ragazzino che ha meno di 14 anni. 8 persone sono state denunciate dalla Polizia di Stato della Questura di Trieste. Si tratta di 8 minori, tutti cittadini afghani, che si sono allontanati da una comunità di Trieste in corso Italia senza aver atteso l'esito del tampone.
Al volante ubriachi saltano quattro patenti. Denunciati gli automobilisti che sono stati pizzicati dai carabinieri della compagnia di Sacile. Non si sono fermati nel periodo agostano i controlli dei carabinieri, appunto della compagnia di Sacile, che da inizio mese hanno denunciato quattro conducenti, con conseguente ritiro della patente per guida in stato di ebbrezza. Torna in paese per Ferragosto arrestato un latitante. I carabinieri erano da tempo sulle tracce di un 51enne di Prata che deve scontare 9 mesi di carcere. I carabinieri dell'aliquota radiomobile di Sacile hanno arrestato un 51enne di Prata che da dicembre 2017 si era reso latitante. L'uomo infatti era stato condannato ai domiciliari ma aveva più volte violato la misura. Il tribunale quindi aveva stabilito la sua carcerazione, ma nel frattempo il 51enne si era data alla macchia. Nei giorni scorsi però era tornato in paese per Ferragosto. Con l'auto nei campi, conducente ingastrato, incidente questa mattina prima delle 7 in via Lignano Nord alla Tisana. Questo incidente appunto prima verso le 6.45 lungo la regionale 354 che nel tratto prende il nome di via Lignano Nord. Per cause in corso di accertamento una vettura è uscita autonomamente di strada finendo la sua corsa in un campo. Si infortuna durante la passeggiata nel bosco, intervento in notturna nell'area verde di Monte Valerio alle spalle dell'università per una signora che si era procurata una sospetta frattura alla caviglia. La stazione di Trieste del soccorso alpino e speleologico ha effettuato con 6 tecnici un intervento nel bosco di Monte Valerio alle spalle dell'università per aiutare una donna giuliana di 60 anni che inciampata su una radice procurandosi una sospetta frattura alla caviglia. Bene cari amici, con questo è tutto, termina qui questa edizione della Rassegna Stampa, in studio con voi Rosario Moreno, buon proseguimento con la programmazione.